La proposta che noi abbiamo è che occorre ricominciare a spendere e investire nell'università. Se le cose vanno avanti come stanno andando avanti adesso, con le scelte determinate da Tremonti e che questo governo non ha cambiato, il rischio per tutte le università, ma in particolare per l'Università del Mezzogiorno, è quella di morire nel giro di alcuni anni, di non poter assumere, di dover alzare le tasse, di dover ridurre i servizi agli studenti, di dover ridurre le possibilità di formazione. Questa è una cosa molto grave, anche perché la possibilità di formare tanti laureati è una delle ricchezze del paese, una delle cose su cui il paese può giocare per il futuro sviluppo. Mettersi d'accordo su cosa intendiamo per sviluppo del paese. Lo sviluppo del paese si può fare come sta facendo questo governo, togliendo ancora risorse o intervenendo su un sistema sociale sempre più debole, oppure si fa una scelta che è quella di investire nel sistema formativo, nel sistema cultura, scuola, istruzione, università, ricerca, sviluppo, e significa aumentare il prodotto interno lordo, significa creare opportunità. Ma ci vogliono risorse e noi diciamo, lo abbiamo detto già in altre occasioni, noi vi diciamo da dove andare a prendere le risorse. Le risorse ci sono, questo Paese spende 25 miliardi per le armi, questo Paese spende e potrebbe recuperare quei soldi dalle operazioni finanziarie, questo Paese può recuperare quei soldi dall'evasione fiscale e invece di investirli e regalarli alle banche, noi le vogliamo regalare invece all'università, vogliamo regalare al sistema universitario, chiedendo un primo passo, che le università del Sud siano trattate alla stessa maniera delle università del Nord, quindi ridistribuendo il fondo di finanziamento ordinario che oggi premia le università del nord. Intanto dobbiamo evitare che questi tagli a danno delle università meridionali e calabresi si concretizzino, perché la prima università a cadere sotto i colpi dei tagli del governo sarebbe l'UNICAL. Immaginate l'impoverimento per questa regione in termini economici, sociali, di formazione se l'UNICAL dovesse chiudere i battenti. Siamo di fronte a questo rischio, è bene che ci sia la consapevolezza e quindi tutti insieme, mondo dell'università, istituzioni, partiti, associazioni, lanciare un grido d'allarme affinché rientri questa iniziativa improvvida del governo e si investa di più nell'università e nella formazione. Le università devono essere messe in grado di lavorare. Come sapete, da qualche anno l'università ha perso ormai ogni forma di autoreferenzialità, abbiamo accettato la competizione virtuosa tra gli atenei sulla didattica, sulla ricerca, abbiamo accettato e non potevamo fare diversamente la valutazione, cioè è giusto che le attività universitarie vengano valutate, abbiamo accettato anche l'idea che i finanziamenti, le risorse quindi da dare alle università siano strettamente legate alla valutazione. Però tutto ciò va bene ad una condizione, che le università possano partire come in qualsiasi gara onesta dagli stessi blocchi di partenza.